dalla tirannide alla democrazia. Allora, la tirannide in Grecia, l'abbiamo già spiegato, non è una cosa negativa, anzi, c'era un periodo di anarchia dopo la Costituzione di Solone, dopo le leggi di Solone, c'è stato un periodo di lotte interne, insomma, no? In Grecia, cioè quindi ad Atene intendo dire, È un periodo anche di anarchia, c'era il rischio che gli aristocratici riprendessero integralmente il potere. Cioè, quelle riforme, in un certo senso, che c'erano state con Solone, potevano essere tutte quante cancellate. E invece, che cosa accadde? Accadde che uno di questi aristocratici, però particolarmente illuminato, si alleò con il demos, diciamo, con la parte più popolare. E questo fu appunto Pisistrato. Pisistrato quindi diventa tiranno, cioè prendendo un po' spunto da quello che avveniva nelle colonie. Nelle colonie c'erano già dei tiranni, no? Anche ad Atene si instaura la tirannide. E la tirannide di Pisistrato è una tirannide abbastanza positiva per la città, sia perché regala alla città un ordine politico che non c'era nel periodo precedente, sia per le opere pubbliche e sia, vi ricorderete, anche perché Pisistrato fa scrivere. Perché abbiamo scritto l'Iliade e l'Odissea. Ah, ecco, Pisistrato fa scrivere, fa mettere per iscritto l'Iliade e l'Odissea. Erodoto dice: governò su Atene senza riformare le cariche preesistenti dello Stato esistenti, senza modificare le leggi. Resse la città amministrandola con buon senso sulla base degli ordinamenti già in vigore. C'è da dire quindi che anche gli ateniesi, diciamo democratici, dei periodi successivi riconosceranno che la tirannide di Pisistrato è stata una tirannide accorta. Ecco, lui ha governato, ha amministrato bene lo Stato, quindi la polis, nell'interesse di tutti. Fu un buon governo, fu questo il periodo in cui si diffusero non solo la letteratura, con i poemi omerici, le opere di Esiodo e la lirica, ma anche l'arte, no? Quindi favorì l'arte. È qua che incomincia la scultura, la grandezza della scultura, della pittura ateniese. Già sotto la tirannide di Pisistrato nascerà il teatro, addirittura, in questo periodo. Quindi cose fondamentali per la storia dell'umanità, potremmo dire. E queste sono avvenute durante questo periodo di pace interna anche della tirannide di Pisistrato. Purtroppo i suoi figli furono decisamente più inetti rispetto a lui, non furono capaci di mantenere quest'ordine, questo buon governo. Ecco. E quindi il malcontento crebbe durante la tirannide dei figli di, che si chiamavano Ippia e Ipparco. Vediamo che cosa ci racconta Tucidide riguardo alla morte dei figli. Come morirono i figli di Pisistrato? Morirono in una congiura. Ecco qui il racconto di Tucidide. La processione si sta avvicinando alle mura. Sono le feste più solenni di Atene. Le Panatenee erano le feste in onore di Atena, protettrice della città. Sappiamo infatti che Atena, Posidone, ma soprattutto Atena, era la dea venerata ad Atene. La folla assiste al passaggio del sacro corteo assiepata sui lati della via, imbracciando in omaggio alla dea guerriera lancia e scudo. Atena, dea della sapienza, ma anche dea della guerra, diciamo, infatti rappresentata armata. È l'unica occasione in cui si può girare armati in città senza destare sospetti, e i congiurati hanno deciso di coglierla. Quindi, i congiurati, abbiamo detto che era cresciuto il malcontento, e in particolar modo anche il Demos, no? Che all'inizio era alleato di Pisistrato, quindi del padre di Ippia e di Ipparco, riconosce che il potere adesso sta diventando troppo oppressivo. Hanno stabilito che il primo colpo sarà sferrato da Armodio e Aristogitone, gli altri appoggeranno attaccando i soldati di scorta ai tiranni. Ecco, qui potete vedere le statue che raffigurano i tirannicidi Armodio e Aristogitone. Da quel momento in poi Armodio e Aristogitone sono un po' come Bruto e Cassio, diciamo, a Roma, e
cioè sono rappresentati come gli uccisori del tiranno, gli uccisori di questo Armodio Aristogitone, uccisori di questo uomo che aveva centrato in sé il potere. Adesso invece incomincia il Demos a pensare di poter assumere in prima persona il potere. I cospiratori sperano che il gesto spinga anche gli altri cittadini armati alla ribellione, ma a un tratto i due notano uno dei congiurati che conversa in confidenza con Ippia. È un brivido li attraversa. Sospettando un tradimento, decidono immediatamente di affrettare i tempi dell'azione. Senza attendere il corteo, si lanciano in città attraverso una porta, raggiungono il parco e lo feriscono a morte a colpi di pugnale. Colpito dalla reazione delle guardie, Armodio cade all'istante, in una pozza di sangue, mentre Aristogitone, approfittando della confusione, riesce sul momento a fuggire, ma poco dopo viene anch'egli raggiunto dalle guardie e ucciso sul posto. Ecco la scena violenta dell'uccisione, comunque dei tiranni. Vengono uccisi però anche i due che erano stati cospiratori, però sta di fatto che dopo questo fatto, dopo questo evento, la situazione politica ad Atene cambia, quindi non c'è più la tirannide, al posto della tirannide si instaura un regime diverso, che è il regime che possiamo chiamare regime della democrazia ateniese. In un primo tempo questo regime viene chiamato regime dell'isonomia, cioè dove tutti sono uguali davanti alla legge, e poi questo regime si evolve nel senso della democrazia. Ippia, che non è morto, quindi comunque viene comunque rovesciato nel 510 avanti Cristo. Paradossalmente Sparta aiuta Atene a rovesciare la tirannide, perché Sparta pensa che possa instaurarsi di nuovo un governo oligarchico aristocratico ad Atene. Invece avvenne che dopo la morte, insomma l'uccisione di questi tiranni, avvenne che ad Atene si instaurò un regime completamente diverso, il regime democratico, e quindi diventa un modello di regime politico che si contrappone a quello di Sparta, e le due città diventeranno sempre più antagoniste fra di loro sulla scena politica greca. Il nuovo arconte Clistene, appunto, anche lui, come del resto dicevamo anche Pisistrato, appartiene ad una famiglia nobile, ma decide di instaurare un regime completamente diverso. Mentre prima tutta la popolazione era suddivisa in ghene, cioè in famiglie aristocratiche, era il genos singolare, le ghene plurale, che stabilivano, determinavano tutto, quindi per esempio si eleggevano gli arconti, no? L'areopago, eccetera, quindi le massime magistrature ad Atene. Adesso invece tutta la popolazione viene suddivisa in 10 tribù. Oltretutto questa divisione è stata fatta anche in modo oculato per non permettere più agli aristocratici di essere in maggioranza. Infatti queste 10 tribù sono suddivise nel territorio dell'Attica, il territorio di queste 10 tribù, non è il territorio non viene suddiviso in 10 parti, in 10 pezzi, perché se fosse accaduto così, quando si dovevano eleggere dei magistrati, ad esempio, i nobili avrebbero sempre imposto il loro potere. Invece, ogni tribù ha un pezzo che si chiama trittia nella città di Atene, quindi nella parte urbana, diciamo. Un pezzo della trittia appartiene all'interno, e quindi a parte dove ci sono i terreni, no? Quindi è più agricola, e un altro pezzo sulle coste. In questo modo le classi sociali vengono equamente distribuite all'interno delle tribù, comunque prevale il demos, nessuna delle tribù può prevalere la classe aristocratica. Ecco, come vedete, quindi ogni tribù doveva eleggere gli strateghi, quindi c'erano 10 strateghi, gli strateghi erano dei comandanti militari, e ogni tribù doveva eleggere gli arconti.
Quindi se prima gli arconti erano eletti dalla, diciamo, dalle famiglie aristocratiche, al massimo nel regime di Solone gli arconti erano eletti dalle prime due classi sociali, cioè solo Pentacosi e Medimni e Cavalieri, adesso invece gli arconti vengono eletti dalle tribù, ogni tribù elegge un arconte. E poi gli arconti, gli ex arconti, come al solito, andranno a far parte dell'Areopago. Ma Arconte e Areopago, che svolgevano prima all'interno del panorama politico ateniese un ruolo predominante, erano le magistrature più importanti della città, adesso diventeranno meno importanti. Perché? Perché accanto a queste magistrature ne nascono altre, in particolar modo diventa importantissimo la Boulé, diventa importante la Boulé, detto anche Consiglio dei 500. Ciò vuol dire quindi che vengono sorteggiati 50 cittadini per ogni tribù che vanno a formare la Boulé, che resta in carica per un anno. E siccome i cittadini ad Atene non erano tantissimi, poche migliaia diciamo così, praticamente siccome la Boulé era l'organo più importante dal punto di vista politico, una specie di, come dire, di governo, è il governo della città di Atene, no? In ogni mese, diciamo così, c'erano dei pritani, venivano chiamati così, i pritani erano in un certo senso presidenti della Boulé, no? I principali responsabili della Boulé, ed erano fra i 50 appartenenti alla tribù che in quel periodo appunto aveva il massimo potere all'interno della città. Avveniva quindi una cosa paradossale, che quasi tutti i cittadini ateniesi, a quasi tutti i cittadini ateniesi capitava nella vita di essere sorteggiati, cioè di andare a far parte di questo consiglio del 500. Venivano pagati perché ricevevano un obolo, diciamo, questo poi comunque ne parleremo dopo quando parleremo di Pericle. Potevano lasciare quindi il loro lavoro, si dedicavano alla politica e potevano diventare pritani, cioè potevano diventare, come dire, presidente dello Stato. Cioè la persona più ogni cittadino ateniese, ad ogni cittadino ateniese capitava almeno una volta nella vita di essere capo di Stato, capo del loro, cioè del loro Stato, che era la città, che era la polis. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.